Da chi fu scolpito l'enigmatico volto della Sfinge? Per millenni l'uomo si è posto questo interrogativo. Sono state formulate molte tesi e solo in questi ultimi anni gli archeologi stanno per sciogliere ogni dubbio sulle origini di questa gigantesca statua di leone con la testa umana. Sono John Davis. Vi invito a venire con me per scoprire insieme chi costruì la Sfinge. Sarà molto interessante. La Sfinge è forse il monumento più famoso del mondo, fino a poco tempo fa il più misterioso. Periodicamente la sabbia ha ricoperto la Sfinge, che ha passato molti anni sepolta nel deserto. Generazione dopo generazione è stata sempre riportata alla luce, prima dagli egiziani stessi, poi dai romani e infine dagli europei, tutti uniti nella ricerca di risposte all'antico enigma. Ma la Sfinge custodisce ancora gelosamente il suo segreto. Nessun geroglifico di quel tempo è sopravvissuto per dirci chi l'abbia costruita e perché. Questa mancanza di notizie scritte ha da sempre favorito tesi assurde, fantasie e accese controversie che non sono mai state così intense come oggi. Decenni di ricerche archeologiche hanno chiarito molti dei misteri che una volta circondavano la Sfinge e le piramidi di Giza. All'interno di molte tombe sono venuti alla luce migliaia di manufatti e le spoglie di centinaia di personaggi, supervisori della creazione di questi grandiosi monumenti. Ma la storia della loro vita rimase a lungo un mistero. Oggi sono proprio questi uomini, che stanno emergendo dalle sabbie dell'Egitto, a rivelarci quanto sia stato alto il prezzo che la Sfinge ha imposto ai suoi costruttori. Nel corso di millenni, numerosi esploratori e avventurieri si sono inoltrati nel deserto egiziano, attratti dal mistero della Sfinge e delle piramidi. A 16 anni dal suo primo pellegrinaggio, l'archeologo Mark Lehner è arrivato a conoscere ogni profilo e ogni dettaglio del colosso, come pure a svelare il suo esclusivo potere eccitante e misterioso. Sono in possesso di molte tesi su chi avrebbe costruito la Sfinge, su presunte camere segrete al suo interno, su misteriose stanze che esisterebbero nelle piramidi, nonché su interi sistemi di passaggi sotterranei creati sotto di esse. Sfinge e piramidi ci appaiono come il gigantesco monolito del film 2001 di sé nello spazio e attirano magneticamente la nostra attenzione. Quindi guardiamo a questa antica civiltà come se nascondesse qualche segreto che ci aiuti a scoprire un mondo che solo Dio conosce. È come se in questi monumenti ci fosse qualcosa che ci attende, un qualcosa che pulsa, in attesa di farci scoprire di cosa si tratti. L'area di Giza è uno dei territori più scavati del mondo. Le sue tre piramidi ci hanno dato preziose informazioni sui faraoni che le avevano fatte erigere. Ma nonostante la chiarezza dei dati storici e archeologici, continua a rimanere senza risposta un quesito di carattere logistico. Secondo le stime fatte, circa 30.000 persone avrebbero lavorato sull'altopiano di Giza nel periodo di costruzione dei monumenti. Ma dove abitavano? Se ci riferiamo a migliaia di individui riuniti in quest'area, operai, vasai e gli addetti alla preparazione del cibo per la comunità, e se a questo aggiungiamo forse anche un palazzo per il re e il suo seguito, allora possiamo supporre che qui doveva esserci una vera città. Una testimonianza di quella che possiamo chiamare la città perduta delle piramidi ci giunge dal sistema di fogne che fu installato nella città moderna, perché i lavori di scavo ci hanno fornito alcune indicazioni circa l'esistenza di quella che, secondo le ultime teorie, doveva essere una grande città. Tutti gli indizi sulla città perduta di Giza includono centinaia di tombe e alcuni piccoli insediamenti.
Messi insieme compongono il tassello mancante alla soluzione dell'enigma che accompagna la costruzione della Sfinge. Oggi possiamo dire in modo quasi inequivocabile che i grandi monumenti di Giza risalgono tutti a circa 4500 anni fa, a un periodo dell'Egitto dinastico noto col nome di Antico Regno. Ma dal 1987 una nuova teoria ha messo in dubbio le conclusioni degli egittologi. Infatti, il giovane geologo Robert Schoch sostiene che l'erosione della Sfinge ci riporta ad un periodo molto più antico di quello indicato dagli archeologi. Il monumento, sostiene lo studioso, deve essere migliaia di anni più vecchio delle piramidi. La sua affermazione, se confermata, potrebbe far anticipare la data di costruzione della Sfinge fino all'età della pietra, oltre ad alterare profondamente le nostre convinzioni sulla nascita della civiltà umana. Io ritengo che, una volta che accettiamo la possibilità che la Sfinge sia molto più vecchia di quanto noi abbiamo dedotto negli ultimi 50 anni, la cosa aprirebbe una nuova ipotesi di ricerche. Cominceremmo a cercare seriamente altre prove di quella precedente civiltà o cultura, se così possiamo chiamarla. Ciò potrebbe riaccendere l'interesse della ricerca. Le supposizioni di Schoch, però, non hanno certo spinto gli archeologi a nuove ricerche nel deserto della civiltà perduta dei costruttori della Sfinge. Le recenti scoperte ci riportano ad una vicenda molto più usuale. La storia della Sfinge, sostenuta da esploratori e viaggiatori per secoli, inizia nell'antico Egitto di 4500 anni fa, all'epoca di quello che era conosciuto come Antico Regno. Poi i tre faraoni successivi, Cheope, Chefren e Micerino, regnarono su una fiorente civiltà capace di incredibili successi dell'ingegneria. Il faraone Cheope fece costruire la grande piramide di Giza per farne la sede del suo ultimo riposo. Suo figlio, Chefren, fece edificare una seconda piramide leggermente più a sud sull'altopiano di Giza. Da questo una lunga strada selciata conduce verso il complesso della Sfinge. Il fatto che la Sfinge sia così collegata al complesso della piramide di Chefren suggerisce che fu egli stesso a farla edificare. Inoltre, il tempio di fronte alla Sfinge ha caratteristiche architettoniche simili a quello eretto vicino alla sua piramide. Probabilmente Chefren era un amante della scultura e orgoglioso della propria immagine. Nel tempio di granito che sorge tra la Sfinge e la sua piramide, egli fece erigere ben 52 statue di se stesso da tempo saccheggiate. Per scolpire la Sfinge fu scavato un grande fossato a U e il capomastro del faraone rimase sicuramente sbalordito da quello che lo scavo mise in luce. Sotto lo strato di dura roccia, che sarebbe diventata in seguito la testa, si trovava un massiccio strato di tenero calcare per modellarne il corpo. Ed è proprio attorno al plastico corpo della Sfinge che si alimenta la controversia. A prima vista, l'erosione del suo contorno appare più marcata di quella della testa. Ma non è stato tanto il grado di erosione quanto il suo schema a colpire l'attenzione di Robert Schoch. Egli sostiene che se la Sfinge fosse stata erosa solo dai venti, dovremmo aspettarci un effetto più appiattito, più angolare sulla roccia. A suo parere, la causa delle increspature sul corpo della Sfinge è completamente diversa. Questi sono esempi di danni causati da agenti atmosferici, come lo scorrere dell'acqua piovana sulla roccia, un tipico caso di deterioramento da intemperie. Tuttavia, le condizioni climatiche che avrebbero potuto causare questo danno non si sono verificate nel nord dell'Egitto a partire da 5.000 anni prima di Cristo. I climatologi confermano che l'altopiano di Giza è stato anticamente una località molto più piovosa. Ma è sufficiente questa scoperta a sostenere la tesi secondo cui l'erosione provocata dall'acqua avvenne prima dell'Antico Regno? Ciò può provare che qualcuno costruì la Sfinge molto prima di Chefren? No, secondo il geologo James Harrell.
Con assoluta certezza, ritengo che la Sfinge, le mura e il recinto siano stati deteriorati dal contatto con l'acqua, ma non dalla pioggia o dallo scolo di quella piovana, come sostiene Schock, bensì da una consistente infiltrazione della sabbia sovrastante in contatto con il filone calcareo. Secondo il punto di vista di Harrell, l'erosione provocata dall'acqua avrebbe avuto luogo dopo la costruzione della Sfinge, quando il monumento venne ricoperto dalla sabbia. L'acqua piovana, o quella proveniente da una eccessiva inondazione del Nilo, si sarebbe dunque raccolta nella fossa che ospita il solido basamento calcareo del monumento, erodendo e indebolendo i suoi strati più bassi e cedevoli. Eppure, negli ultimi due decenni, gli archeologi hanno visto il suo corpo calcareo sfaldarsi sotto i loro occhi. Probabilmente non c'è alcuna ragione di appellarsi ad epoche lontane, a pioggia penetrante o sabbia bagnata per giustificare il suo profilo corroso. Gli archeologi hanno scavato nel recinto della Sfinge scendendo fino al tavolato roccioso e l'hanno trovato cosparso di detriti dell'epoca dell'antico regno e nulla più. Come avrebbe potuto una civiltà più antica vivere, lavorare e venerare i propri dei in questo luogo senza lasciare alcuna traccia? Analizzare la Sfinge e affermare che essa può essere quanto rimane di un'antica civiltà perduta del tardo paleolitico o del primo neolitico è come scoprire le due torri del World Trade Center o l'Empire State Building di Manhattan, scavare attorno all'enigmatico basamento, trovare le rovine di Brooklyn, Queens e Manhattan e sostenere comunque che forse non sono stati gli abitanti di New York nel XX secolo ad avere costruito questi monumenti, ma qualcun altro che veniva da un luogo completamente diverso. Sia per la costruzione delle piramidi, sia per gli scavi destinati ad alloggiare la Sfinge nell'immenso recinto, sarebbe stata necessaria la trazione di enormi blocchi di pietra. Alcuni hanno indicato proprio la dimensione dei blocchi come prova che gli Egizi possedessero una tecnologia che si è perduta. Altri, che i costruttori fossero aiutati da esseri alieni. Storie fantasiose su chi costruì la Sfinge probabilmente ci accompagneranno per sempre, ma le tombe della città perduta di Giza sono qui per ricordarci come non ci sia nulla di così romantico o extraterrestre nella sua costruzione. Gli scavi sull'altopiano di Giza sono stati effettuati sotto la supervisione di uno dei più famosi archeologi egiziani, Zahi Hawass. Fino ad ora ha scoperto circa 600 tombe di uomini e donne che lavorarono ai monumenti e secondo Hawass proprio le tombe custodiscono la chiave di un aspetto sconosciuto della storia egiziana. Per la prima volta queste tombe ci svelano un'immagine dell'egiziano comune, permettendoci di conoscere qualcosa del popolo che viveva all'epoca dell'antico regno, oltre 4600 anni fa. Noi conosciamo molto su re, regine e nobili, ma non sappiamo nulla della gente comune, dei poveri che erano impegnati nella costruzione della Sfinge e delle piramidi. Si è sempre pensato che la massa di manodopera egiziana fosse estremamente numerosa e che si sia sempre fatto ricorso alla schiavitù per spiegare l'enorme sforzo costruttivo necessario alla realizzazione delle grandi piramidi. Le ossa rinvenute nei cimiteri, oggetto di scavo, ci confermano che la vita di questi operai era estremamente faticosa. L'analisi delle ossa ci ha rivelato un dato interessante. Gli scheletri di donne e uomini mostravano schiene sottoposte a notevoli sforzi. Ciò significa che dovevano spostare oggetti pesanti, il granito per esempio, o la pietra per costruire le piramidi o la Sfinge. Sei di questi operai morirono in incidenti. Un teschio mostra segni di tumore. Pochi di loro superavano 30 anni. Nonostante tutto, secondo Hawass, anche se la loro vita era dura, non erano schiavi. Le sculture di fattezza squisita ritrovate nelle loro tombe mostrano che gli operai avevano un rango sociale e che erano orgogliosi del loro lavoro. Inoltre, le loro tombe venivano costruite con gli scarti delle pietre destinate alle piramidi e, incredibilmente, avevano una forma simile. Gli egittologi affermano che le piramidi furono ideate e create alla corte del re. Ciò significherebbe che solo il re poteva avere una tomba a forma di piramide, ma ciò non è vero, perché abbiamo scoperto che la forma piramidale derivava dalla tradizione popolare. L'operaio, infatti, poteva costruirsi la propria piramide, ma con materiale povero, i mattoni di fango, ad esempio, ma non poteva certo permettersi il costo di una grande piramide.
Giunse un momento in cui i costruttori della Sfinge deposero i loro attrezzi lasciandola incompiuta. Secondo Mark Lehner, l'abbandono potrebbe spiegare uno dei misteri più misteriosi della Sfinge. Perché nessuna menzione del fatto appare nelle registrazioni, peraltro dettagliate, scritte con geroglifici sulle pareti delle tombe di Giza? È possibile che non fosse mai stato istituito un ordine sacerdotale, per cui nelle centinaia di tombe di Giza non compaiono i nomi dei sacerdoti e delle sacerdotesse. Probabilmente la Sfinge non fu sollevata al rango di luogo di culto religioso e sacro al tempo di Khefren e per questa ragione restò priva di ogni testo geroglifico. Questo ci spiega abbastanza chiaramente cosa essa significò per quelle genti. Dopo la morte del faraone, la Sfinge rimase abbandonata per 1000 anni e gradualmente il deserto la inghiottì, affondando la colossale creatura di pietra nella sabbia fino a lasciare visibile solo la sua testa. L'impresa di liberare la Sfinge dalla sabbia non va considerata come un fenomeno archeologico moderno, infatti la prima estrazione fu intrapresa più di 3000 anni fa. Lo rivela una grande stele di granito chiamata Del Sogno, situata fra le zampe della Sfinge, sulla quale troviamo iscritta la straordinaria storia di un faraone che potrebbe essere considerato il primo egittologo del mondo. Secondo la stele, circa 1400 anni prima di Cristo, un principe chiamato Tutmosi IV e il suo gruppo di compagni di caccia si fermarono a riposare vicino all'enorme testa che spuntava dalla sabbia. Mentre Tutmosi faceva un sonnellino all'ombra del grande mento, la Sfinge gli apparve in sogno e profetizzò che egli sarebbe divenuto re se l'avesse liberata dalla sua prigione di sabbia. Così fece e divenne faraone l'anno successivo, per infondere nuova vita a un culto religioso in cui la Sfinge rappresentava l'immagine del faraone come Dio. 1000 anni più tardi, sembra che le sabbie abbiano nuovamente inghiottito la Sfinge. Quando il grande storico greco Erodoto visitò l'altopiano di Giza, espresse meraviglia per le piramidi, ma non ne fece menzione alcuna. Al tempo dei Romani, essa venne nuovamente liberata dalla sabbia per divenire un'attrazione turistica dell'antichità. In tempi più moderni, nuovi scavi furono intrapresi durante la breve conquista dell'Egitto da parte di Napoleone nel 1798. Oltre al suo esercito, egli portò con sé anche 165 esperti ed artisti affinché esplorassero e descrivessero il paese, il suo popolo e i suoi monumenti. Gli uomini di Napoleone fecero anche un ritratto molto dettagliato della Sfinge, ma ancora una volta il suo grande corpo felino era nascosto dalla sabbia. Solo il collo e la testa erano visibili, ma mancava il naso. La Sfinge non sarebbe stata ancora completamente liberata dalla sabbia fino al 1926, in occasione di una spedizione condotta da un altro francese, Émile Barras. Nel corso degli anni 70, una strana atmosfera avvolgeva il monumento. Era uno degli oggetti più fotografati al mondo, ma nessuna autorevole indagine era mai stata intrapresa. Migliaia di anni di deterioramento e di trascuratezza avevano corroso la sua fragile superficie e altri secoli di restauri poco qualificati avevano coperto il monumento con strati di riparazioni inopportune. Così, nel 1979, sotto la guida dell'archeologo Jim Allen, ebbe inizio l'ambizioso progetto Sfinge. A seguito del nostro lavoro, abbiamo potuto vedere in dettaglio la Sfinge come nessuno aveva mai fatto prima. Ed è stato possibile individuare le varie facciate dei blocchi di pietra che furono sovrapposti nelle riparazioni effettuate in tempi sia antichi che moderni. Abbiamo eseguito disegni dettagliati dell'intera statua, sia della roccia viva che forma il corpo, sia dei blocchi di granito della testa, nonché rilievi in scala dei singoli blocchi impiegati nelle riparazioni. Tutto questo ci ha fornito una mappa molto accurata dello stato in cui la Sfinge si trovava alla fine degli anni 70. L'azione successiva dei ricercatori fu quella di utilizzare questi disegni per indagare ancora più indietro nel tempo, al momento in cui la Sfinge fu tagliata nella pietra calcarea.
Paragonando i loro disegni con le diverse riproduzioni ospitate nei musei di tutto il mondo, essi realizzarono questa straordinaria immagine generata dal computer. La grande Sfinge, come doveva apparire agli scultori che l'avevano creata 4.500 anni fa. Il progetto Sfinge è stato utile anche sotto altri aspetti. Nel 1988, per esempio, l'erosione provocò la caduta di un pezzo della spalla destra e, usando i disegni del progetto, gli archeologi egiziani sono stati in grado di riattaccarlo. I risultati di tanto lavoro erano diventati un'arma potente nella battaglia contro gli elementi. Il livello dell'acqua nel terreno sotto la Sfinge è salito di circa 4 metri negli ultimi 100 anni. La sua azione spinge i sali naturali della pietra verso la superficie esterna dove si cristallizzano, peggiorando notevolmente l'erosione del corpo. Come risultato, la Sfinge si sta degradando sotto il solo influsso delle forze naturali. Aggiungiamo l'effetto del turismo, il fatto che ci sia gente che vive nelle vicinanze, e in termini di inquinamento dell'aria e dell'acqua, vedremo che tutto questo non fa che aggravare la situazione. La Sfinge è proprio in un cattivo stato e bisogna fare qualcosa. Gli egiziani si stanno adoperando per aiutarla. Nell'ultimo decennio, al deterioramento della Sfinge si sono aggiunti restauri male concepiti che si basavano su ingenti quantità di malta iniettate direttamente nella roccia viva. Secondo Mark Lehner, la fretta con cui vennero prese queste decisioni fu deleteria. A partire dai primi anni 80 fino all'87, il restauro fu fatto con troppa rapidità e impiegando pietre inadatte che molto presto cominciarono a sviluppare sali propri e a scivolar via dal corpo leonino. Sembrava quasi che la Sfinge rifiutasse una pelle che non desiderava. Il calcare è come l'essere umano. Quando mettiamo del cemento sopra di esso, ne arrestiamo la respirazione. È per questo che la Sfinge spinge sempre via le pietre, perché non può respirare. Per assicurarsi che la Sfinge continui ad esistere, gli egiziani hanno smantellato i restauri inadeguati e attualmente impiegano delle tecniche che assomigliano molto di più a quelle usate dagli antichi. I restauratori scolpiscono a mano, con estrema attenzione, pietre più piccole, che vengono poi collocate usando una malta di calce e sabbia, invece del cemento che la Sfinge rifiutava. Mentre i restauri della Sfinge preservano, le scoperte archeologiche sull'altopiano di Giza restituiscono la Sfinge al suo legittimo passato egiziano a favore dell'eredità culturale dell'Egitto per le future generazioni. La scoperta e lo studio delle tombe dei costruttori del monumento ha posto fine alla teoria che vedeva civiltà perdute o extraterrestri all'opera nella sua creazione. I grandi monumenti dell'altopiano di Giza furono eretti dagli egiziani per accompagnare e proteggere i loro faraoni dopo la morte. 4.500 anni più tardi, i ruoli dell'uomo e del monumento sono stati invertiti. Oggi è l'archeologo che sorveglia da vicino una Sfinge piena d'orgoglio, ma sofferente. Probabilmente l'archeologia non sarà mai in grado di rispondere a tutti gli enigmi della grande Sfinge d'Egitto. D'altronde, chi potrebbe immaginarsi un monumento del genere spogliato di tutto il suo mistero? Tuttavia, gli archeologi sono ora convinti di sapere chi l'ha costruita, quando e perché, e stanno scoprendo la vita di migliaia di persone comuni che 4.500 anni prima di Cristo sopportarono condizioni di lavoro durissime per costruire questi monumenti. È grazie ai loro sforzi che ancora oggi esistono simili meraviglie in grado di affascinarci a migliaia di anni di distanza.